capita. Io sarò molto breve. Gino ha lasciato in tutte e tutti noi il suo esempio. Un esempio di un uomo vero, coerente, semplice e onesto. Essere onesti oggi può far sorridere e per molti, purtroppo, è considerata una cosa che non percepiscono, che non capiscono in un paese nostro, purtroppo, sempre più in decadenza. Ora, vogliamo ricordare Luigi Tribaldino attraverso le sue poesie dal lavoro di Via Cossilla 18, storie di una casa di ringhiera. Buon ascolto e grazie per essere intervenuti. Buonasera, è bello essere oggi riuniti a porgere il nostro saluto e l'omaggio del nostro affetto a Luigi Tribaldino, amico, poeta e fondatore dell'associazione Due Fiumi. Idealmente è con noi anche Rina D'Alessandro, poeta pittrice che ci ha salutati 2 anni fa di questi giorni. Siamo stati un bel gruppo, ancora oggi, e particolarmente grazie a Dio, e ne siamo orgogliosi. Sergio Notaio, già vicepresidente, fa sapere che non potrà essere presente e manda i suoi saluti. Ma vi assicuro, siamo stati in un bellissimo gruppo, lo siamo. Dunque, non ha storia chi perde la memoria, recita l'ultimo verso di 5 anni, la poesia che chiude la raccolta di Via Cossilla 18. Ora, caro Gino, ti scrivo per dirti che proprio tu sei e sei stato sempre la nostra memoria storica. Lo testimoniano il tuo stesso modo di essere, di vivere e di affrontare la vita e il tuo breve libro autobiografico importante e significativo, Universi paralleli comunicanti. Le poesie di Via Cossilla 18 sono qualcosa di molto speciale, si riferiscono a un certo periodo della vita del poeta, dicono della gente di allora, forse diversa da quella di adesso, dicono di quei giorni, giorni e storie che sono anche i nostri. Eppure noi, benché un po' più giovani, abbiamo conosciuto, magari attraverso le parole dei genitori, i loro ricordi del terribile 1944 e 1945. I bombardamenti, le notti passate nelle cantine, gli sfollamenti verso le campagne piemontesi, la fame, le violenze nazifasciste, le frasi carpite o colte per caso da noi bambini sulla fine legittima e doverosa di alcuni personaggi. Le storie di Via Cossilla 18 sono così anche le nostre storie di giochi sui balconi a ringhiera di periferia. Noi abbiamo parlato e vissuto con chi già dovette subire eventi e minacce. Con loro abbiamo condiviso molto più di quanto siamo consapevoli. È la gente i cui padri furono i ragazzi del 99, qualcuno che in anni non lontani si era già dovuto confrontare con altre violenze di guerra. È la guerra di zio Giovanni, che spesso di sera sull'uscio di casa zio Giovanni racconta la guerra, quella che allora si diceva grande. La poesia di Gino Tribaldino è asciutta e rigorosa di spazioso corridoio a cielo aperto, giochi, stracolmi di litigi e amicizia. Il balcone, nelle sere d'estate, è come una stalla di contadini, il punto d'incontro dove i vicini stanno raccontando le cose di sempre. E c'è casa allegra. Spesso il cortile è tutto un concerto, la fisarmonica lassù strimpella. Nel sottoscala un violino scordato esplora gli accordi che mai troverà. La nonna canta sgranando i fagioli. Che bella visione familiare! C'è nei versi di tutte le poesie di Via Cossilla 18
una secca denuncia di ricerca di verità umane, sempre tenute nell'oblio. Nel racconto poetico le cose vanno lentamente mutando. I ragazzi crescono, si fanno donne, uomini e intanto trascorrono i 20 anni famigerati. Ora c'è la guerra e Gino lascia trasparire ciò con molta delicatezza, da un verso all'altro, gradualmente. Barba Bigio, regia questura, foglio informativo, oggetto Monticone, sovversivo, sorveglianza, non può uscire di sera. E si forma la cricca buca, il rifugio, il grido di spaventose sirene, stronca all'istante il sonno di tutti. Giù per le scale è tutto un richiamo, urlante aerea, fu colta di sorpresa. La mia casa allora stava ai piedi della collina. Si saliva su per la strada del Salino e in cima, nascosta tra gli alberi di un grande parco e una villa antica, si nascondeva la contraerea. Quella sera le bombe centrarono le molinette. Al Bourg del Fiume era in fiamme tra gli scoppi. Torniamo tra pareti sfatte, abbracciati a papà che ci cercava. Tristezza e dolore per gli amici morti, ma niente retorica, quando sarebbe stato facile. 5 anni dissolti per magia, c'è allegria stasera nel cortile e ballano tutti anche chi non sa. 5 anni da non dimenticare, il bagaglio di una vita che porterò con me da questa casa. Non ha storia chi perde la memoria e questa è stata la nostra storia. Sono andato ad abitare in via Cossilda 18, che ancora non avevo 3 anni. L'ho lasciata che già ne avevo compiuti 25. Miei compagni di gioco, 2 ragazzine più alte di me, Rita e Vilma. Il ferroviere della poesia al coprifuoco è appunto il padre di quest'ultimo, ucciso dai tedeschi mentre in bicicletta rientrava dal lavoro. Teatro dei nostri giochi, il lungo balcone al terzo piano, mentre il balcone verso la strada è quello da cui osservavo il transito delle macerie di via Roma Vecchia, che andavano a colmare l'ormai asciutto letto della Dora. È lo stesso balcone da cui ho visto l'episodio della poesia Settembre 43. Bruno, citato più volte nel testo, è stato l'unico vero amico, purtroppo prematuramente, scomparso subito dopo la guerra. Spero che chi come me abbia vissuto quei tempi in una casa di ringhiera possa ritrovarsi nei miei versi, Luigi Tribaldino. Corridoio a cielo aperto, schiasso chiassoso per i tanti nostri giochi, stracolmi di litigi e di amicizie. Teatrino di belle statuine che mimano la vita degli adulti, pista sportiva di corse sfrenate, a ritmo di fanfara, fantasia. Settimana calcata giorno a giorno da risonanti tacchetti ferrati. Senza posa, tra sdegnati rimbrotti degli adulti che sognavano un'ora di riposo. Poi la trombetta cessa di suonare, lasciando il passo ad un nuovo gioco, senz'altro più adatto ad una bambina, e ormai degradato il generale si rassegna giocando alla cucina. Quando esplodono i giorni della scuola, quasi inferriata ad una cella,
solitario, ma aggrappo alla ringhiera ascoltando i richiami del cortile. Molita! Molita! L'allegro suonatore d'ocarina o l'uomo senza braccia per la mina. Poi, di sfuggita, scappo al ripiano e guardo dalla tromba delle scale. Ma Rita e Vilma tardano a tornare. Il balcone, nelle sere d'estate, è come una stalla di contadini. Il punto d'incontro dove i vicini stanno raccontando le cose di sempre, spettacolando su questa o su quello, ma a bassa voce, perché c'è la nebbia. Noi, tre bambini, un orecchio agli adulti, sentiamo invece i racconti del nonno, quelli che già conosciamo a memoria, le antiche cunte, le favole, la storia. Nel tempo s'allunga in cortile, con sordi rintocchi sempre puntuali, segnando ogni passo della giornata. Il sonno, la sveglia, cena e mercato, il pranzo, il lavoro, il gioco e bucato. Poi la campana ricorda ai credenti il mattutino, la messa ed il vespro, ed anche quelli che sono dubbiosi la vita orientano su questi suoni che fanno uguale ogni giorno che passa. All'interno un'altra casa, la bici di Tunin al primo piano aspetta il turno alla Grandi Motori. Al terzo vi giotti, il sabato è al Ticcio, ma mai che perda un'ora di lavoro. E al piano terra manca il pescatore, ucciso dall'acqua che lo sfamava. Stanze allineate come soldati nel combattimento di tutti i giorni. Il cortile è tutto un concerto. La fisarmonica lassù strimpella un virtuosismo assai noto e stonato. Nel sottoscala un violino scordato esplora gli accordi che mai troverà. La nonna canta sgranando fagioli a mezza voce, antiche ballate, mentre dall'uscio sonanti posate ritmano ciò che la radio ci dà. Serena allegria in semplicità. Serena allegria in semplicità. Con la debole luce schermata. A mezza voce i grandi tra loro, giocando a briscola poco convinti, parlano non solo di pettegolezzi, ma anche dei moro e di cerutti, che tanto al chiuso nessuno li sente. Già coricato con gli occhi a mezz'asta, invano tento da prendere qualcosa, ma il sonno m'assale senza alimento. Le scale si fanno gran formicaio che come l'incanto lascia la tana e si precipita verso la strada dove si unisce alle altre formiche. Poi, dietro l'angolo, la decisione piuttosto sofferta in ogni famiglia. Cinema Belgio oppure l'Europa? Così, sempre. Più non mi aggrappo a quella ringhiera. È approdato il tempo di scuola, orario fisso, poi c'è la tunata, i compiti a casa con la lezione. Poco mi resta per quel mio balcone, solo ritagli rubati alla cena tra i rimproveri di mia madre. Però in fondo la scuola mi piace,
imparo quello che non conoscevo, che ad esempio ci fu il Medioevo. Zio Giovanni ci racconta la guerra, quella che allora si diceva grande. Ci parla del calcio, degli alpini, della trincea coperta di fango, di tante crudeli decimazioni dopo gli assalti assenti di gloria. Sono tutti fatti che noi ragazzini e cerchiamo in vano sui libri di storia. Panorama di tetti e balconi, stessi sterniti nei vari cortili che si rincorrono di muro in muro. Oltre la Dora s'affaccia Tamano, e un po' più lontano la ciminiera fusiforme e saettante di fumo, come pittore di tristi pensieri di Nero dipinge l'arcobaleno. Il cielo s'adombra come presagio, quasi per dirmi: l'infanzia è finita. Regia Questura, foglio informativo, oggetto Monticone, sovversivo, Guardia Rossa nei fatti del 21, di mestiere decoratore infino, nemico dello Stato, niente scuola, scontati 18 anni di galera. Sorveglianza, non può uscire di sera. Caro Diario, è arrivato un mattino Barbavigio, che mai avevo visto, e mi ha corretto un foglio di latino. Sotto l'ambrone c'è Bruno che aspetta. Io che attendo una certa risposta, saltando i gradini scendo di corsa. Gino, è deciso, oramai sei dei nostri. La cosa non era poi così certa. Sono un figlio unico e pure studente. Loro lavorano nelle officine, sono più grandi e fuman da sempre. A questo punto decido in fretta. Da domani la prima sigaretta. Quella bici ancorata alla ringhiera resta soltanto in parcheggio d'attesa per la seconda volata del giorno. Anche mio padre, oramai come tanti, affaticato, rincorre fatica. Quel posto al sole, ahimè, non riscatta la vita modesta di un operaio, e lo fa nero soltanto di rabbia. La bicicletta sull'uscio di casa è il barometro di un brutto tempo. Quell'imperativo categorico fu smentito la stessa prima notte, tra sorpresa, ironia e tanta, tanta rabbia. Col naso all'aria, tutti sul balcone, increduli per quelle strane prove dell'ormai famosa maschia volontà, potente solamente di parole. Stronca all'istante il sonno di tutti, mentre dal cielo erranti comete sgranano il loro rosario di morte. Giù per le scale è tutto un richiamo. Urlanti voci rincorrono voci nello sciabordio di fioche luci. Poi tutti quanti stipati in cantina, salotto di bestemmia e di preghiera. Dapprima fu un tonino emozionato, quindi a bassa voce di casa in casa, poi quasi urlata da un balcone all'altro. Dopo 20 anni hanno scioperato, hanno gridato di farla finita, vogliono più pane e il caro vita. La sera cercano tutti la conferma, un occhio all'uscio, orecchio alla radio. Così Radio Londra
bussa alla porta. Quella notizia che già tutti sanno. Di corsa, sopra il ponte illuminato, dai bengala che dal cielo scendono, come arcangeli di morte. Poi, dietro al paraschegge e al cielo aperto, panoramico con un belvedere, il Bug d'Arfur in fiamme tra gli scogli. Quando torniamo tra pareti sfatte, abbracciati a papà che ci cercava, tra le macerie delle case infante, via Cossilla sta contando i morti. Da Sassi sono giunti in Corso Belgio, Barbaluga, bandoliera tra corpo, un rosso fazzoletto stretto al collo. La casa ancora è vuota, tutti in strada o dentro le fabbriche occupate, mentre sul corso già si sta sparando. Un panzer ha ucciso l'opificio e i cecchini tirano i passanti. Ma tra uno sparo e l'altro, con coraggio. In tanti, sta pensando al 1° maggio. Piazzetta piccola, dove ci trovavamo, piccoli, grandi, ragazze,
le ragazze, dove c'erano le madri, le nonne sedute sui gradini del teatro che raccontavano le storie, eccetera. Anche noi a Savigliano abbiamo vissuto i bombardamenti, perché allora c'era la fabbrica che adesso produce freddi, allora in cui guerra produceva. Io quando ho saputo della sua morte, insomma, capita sempre che scrivo una poesia per chi muore, e anche quella volta la scrissi Luigi Tribaudino e la recitai al forno purgatorio dove è stato cremato, no, è stato cremato, cioè sarebbe partito per un viaggio da cui non si ritrovano più. Vi vorrei rileggere questa poesia che ho scritto per questo caso. Prego. Per il Dies Natalis di Luigi Tribaudino. Sei scivolato lungo le sponde dei fiumi, in silenzio, senza proclami, per sentire meglio il respiro della vita, le filastrocche dei bambini, i canti dei traghettatori. Ci sono state anche trappole improvvise, gordi insidiosi, ma si è sognato sotto il manto argenteo della luna. Si sono scritte poesie per sfilacciare nebbie opprimenti incoriandoli d'anima. Ora, caro Luigi, dici che provi l'emozione assoluta dell'infinito, che il grido titanico di Michelangelo si stempera nella carezza del padre. Dacci un segno che ci dia la chiave per capire l'abbraccio insolubile fra Alfa e Omega. Io sono stata da molti anni presidente di un piccolo paese musicino Torino, San Vito. Che avevo vinto il premio Garcia Lorca dedicato alla moglie Vignelli, c'era un trofeo Vignelli con una poesia. Quindi proprio per questo evento di oggi sono andata a ripescare le mie fantone, questa fotografia, naturalmente erano tutti giovani, e poi anche questa perché a seguito di queste iniziative un gruppetto di donne che anche Silvana conosce bene perché poi con Carlo ha fatto tanti spettacoli di teatro, io poi altre due amiche che adesso abbiamo un pochino perse di vista, abbiamo iniziato a fare delle performance per l'associazione Due Fiumi, quindi quello è stato il momento di ingresso. Però io concordo tantissimo con le parole che ho sentito prima, Gino veramente è una persona eccezionale ed è, lo è rimasto fino alla fine, ancora ha partecipato quando abbiamo fatto il settimo quell'incontro con i poeti, con le scuole, con i ragazzi, e ha scritto e ha donato ai giovani delle cose splendide, quindi sono molto onorata di averlo conosciuto. E non ho potuto accompagnarlo e ho scritto un ricordo. Luigi, per tutti Gino, uomo di penna e pugna, con scrupolosa fantasia, nutrivi l'essere difficile. La parola rivolta in versi curavi a preghiera non solo sui sentieri del rubello. La tua scordata dedica da poeta e companis in un lago di sorprese. Con il regalo vergato nella mia prima perfezione, ma con un asti nell'orgoglio di quel sentire elettivo di briganti clandestini. Torno a leggere i fogli offerti a 25 amici, e gli occhi si arrossano su storie troppo comuni a chi sta dalla parte del torto. Io, che dubito anche quella volontà ottimista, soffoco imprigionato tra biechi funzionari su opposti universi atomi. Dopo il mio, dopo il Gallo, Pietro, Dario e altri 100, un altro padre mi ha lasciato, al corrodersi della libertà che quei vecchi riscattarono senza grattugiarne utilità. Che ti sia stato lieve il fuoco e torni a bruciare la città al soffio dei tuoi versi.
ritrovare nelle parole di Gino, lette con passione, un alito di casa comune, casa comune, che ci fa stare bene insieme, così diversi e uguali nei suoi versi. Luigi Tribaudino, presenza viva in tutte e tutti noi. Molte persone, anche i suoi avversari politici, che hanno riconosciuto in lui comunque sempre, al di là delle ideologie, delle fedi politiche, hanno riconosciuto in lui un uomo con il quale si poteva dialogare e che portava all'interno delle stanze nelle quali stava, portava sempre un momento di dialogo. Questa cosa qua mi è sembrata molto molto importante, perché comunque il periodo nel quale Gino è vissuto non è stato facile, no? Soprattutto poi la Torino di un certo periodo, ci sono stati degli anni molto duri di lotte, e quindi avere questa persona che riusciva a dialogare con tutti mi ha ispirato per fare il video che avete visto. Io ho ricevuto soltanto 4-5 fotografie di Gino da piccolo, di queste foto che aveva fatto in via Corsiglia. Ho cercato di moltiplicarle mettendo proprio dentro questo concetto di colori, quindi questo concetto multicolore di questa persona, che poi ho capito anche questa roba qua. Mi è venuto un po' dalle letture dei libri che ha scritto e delle poesie che ha fatto. Lui era una persona molto poliedrica, cioè non stava su uno stile, ma ha praticato molti tipi di poesia e molte, diciamo, cose differenti, no? All'interno di questa sua vita terrena. Poi la cosa che mi ha colpito di più è questa poesia qua. Questa poesia qua è stata, io ho fatto un lavoro per 2 giorni per montare questo video, molto duro, anche perché Silvano ogni tanto mi dava una variante, quindi non abbiamo mai provato. Qui non so se ve ne siete accorti, abbiamo fatto qualche piccolo, però diciamo che è venuta, diciamo che secondo me è andata ancora bene per il tempo che abbiamo provato. Ecco, questa poesia però mi ha emozionato veramente, e siccome io sono un pittore che dipinge delle cose nuove, ho dipinto un video che voglio farvi vedere perché mi sembra che sia molto vicino a questo tipo di poesia. Questo video si chiama Nautilus ed era dedicato a un altro poeta, cioè quindi a Giulio Verne, che ha scritto 20.000 righe sotto il mare, no? Quindi ve lo faccio vedere adesso. Questo è il sonar di Nautilus, quindi c'è questa navicella che viaggia dentro le profondità marine. Però Giulio Verne, così moderno come Tribaudino, con questa poesia che avete detto prima, che parla anche del cosmo, parla dei viaggi interstellari, della placenta, diceva, che andiamo a cercare, questa roba dell'universo, che qua dentro c'è un po' di questa cosa, ci siamo noi con la nostra cultura, l'illuminismo. C'è questo sottomarino che viaggia nelle profondità marine e c'è la luce della conoscenza. E tutti i colori che lui aveva, perché era una persona, un'anima che riusciva a dialogare, anche se magari era un po' rossa. Lascerei con questa roba qua. Grazie.